Ciao, sono Andrea, un alpinista, escursionista e fotografo di avventura, appassionato di tutto ciò che è outdoor, montagna e avventura. Da qui nasce Adventure Photography. Venite con me che ci divertiamo.
L'ho visto un altro sul crinale qui davanti, proprio lì, non credo che si veda con la GoPro, ma è proprio lì davanti a me. Se riesco ad avvicinarmi un po' fino al bordo, magari riesco a fare una foto con lo sfondo staccato. Devo essere sincero, mi aspettavo di trovare più neve rispetto a quella che c'è sotto, probabilmente perché qui, essendo molto alto, c'è stato il sole, quindi il sole ha sciolto tutto. È un po' anche per via del vento, siamo sempre sui Sibillini e sono famosi per il vento, e quando tira forte qui porta via tutto. Ok, ora devo cercare di scendere sulla neve alta, stando attento, perché lì a sinistra, dove è un po' più basso, è molto ghiacciato e soltanto con le scarpe da trekking rischierei di scivolare e di farmi anche molto male. Perciò restiamo sulla neve alta finché c'è e speriamo bene. E siamo sulla strada del ritorno. I camusci c'erano alla fine, belli, hanno dato anche un po' di spettacolo, ce ne sono due che si rotolavano nella neve. Non ho fatto in tempo a scattare perché stavo riprendendo con la GoPro e comunque foto belle, alcune credo bellissime, vedremo adesso in post produzione quando le scaricherò sul PC nel campo base e poi vediamo un po'. Non so quanto ci metterò a montare questo video perché ho un sacco di materiale sia fotografico che video, probabilmente prima uscirà il video, anzi chi non lo sapesse, il 24 dicembre uscirà il video di Natale. Il 24 dicembre c'è una premiere alle 15, andateci a vedere così magari attivate l'avviso e ve lo vedete in anteprima e probabilmente uscirà prima quello di questo, non lo so perché questo non credo che riuscirò a montarlo in breve tempo. Voglio fare le cose per bene. Comunque, a dopo. Facciamo un piccolo taglio
devo rifare la strada principale, non c'ho voglia proprio per niente. Oh, orme di animali. Ok, primo taglio fatto e adesso faccio anche un secondo taglio, tanto che ci sono, vado giù dritto, accorcio notevolmente, sì sì. Qui. Oh, scivola. Si scivola. Ci siamo. E eccoci qua. Oh. Secondo taglio fatto. Ora si prosegue dritti. Come avrete visto, ho tagliato passando per il bosco, giù dritto per dritto in mezzo agli alberi, la foresta. Ho visto sul Garmin che cioè, sulla mappa potevo andare tranquillo perché sarei arrivato sulla strada, e sì, ma io oserei dire anche che se non ho dimezzato il tempo, poco ci manca. Intanto guardate che spettacolo che c'è dietro di me. Allora, della serie che anche se si è espertissimi in qualsiasi materia, in qualsiasi ambito, c'è sempre qualcosa da imparare. Oggi cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato una cosa che in realtà già sapevo, ma per mancanza di tempo non avevo mai messo in pratica, o almeno ho messo in pratica solo in parte. Di solito è difficile che mi dimentico le cose, però come avete visto stavolta non stavo bene, stavo poco bene, e quando sto male io vado in confusione. Perciò una lista per ogni attività che vado a fare: alpinismo, arrampicata in falesia, caccia fotografica in capanno, caccia fotografica vagante come oggi in montagna. Una lista di cose da portare, di modo che anche se magari sono un po' in confusione, la fretta, non sto tanto bene. Dove vado oggi? Caccia fotografica, perfetto, prendo la lista e vado pian piano a spuntare le cose mentre le prendo. In questo modo teoricamente non c'è pericolo di dimenticarsi le cose, perché stavolta veramente ho fatto un pasticcio che non era mai successo, ho dimenticato di tutto, veramente di tutto, e non si deve ripetere una cosa del genere.
Mai. Sì, direi dimezzato il tempo. Se non dimezzato, poco ci manca. Ero lassù prima e questo è il fatidico divieto di transito. Thank you.